una fiamma al giorno, energie del 24 di aprile. Scegliete la vostra variante, le due roselline, rosa albicocca, rosa rosa. Chiediamo agli angeli che intervengano in questa stesa per darci l'energia di questa giornata. Ricordo che non sono letture personalizzate, se risuonano prendetele, se non risuonano lasciate andare. Qua c'è un maschile che vuole trasformare la sua vita e sa esattamente che cosa vuole andare a creare nella sua vita affettiva, quindi qua c'è un maschile veramente consapevole di quello che desidera. Vediamo un po'. Sì, qua c'è un maschile che sta pensando a come fare, si sta affidando all'anima per creare quello che è appunto la sua relazione d'amore, qualcosa con cui, diciamo, costruire qualcosa di importante. Ecco, c'è proprio la casa, la famiglia. Sì, c'è la conclusione di una fase del passato, quindi è un maschile che ha lavorato tanto, sta creando qualcosa, quindi se è il vostro maschile aspettatevi che, no, aspettatevi, non aspettate mai niente, ma voglio dire, sappiate che l'energia del cambiamento sta arrivando. Se siete voi il maschile, ecco, completate il vostro cerchio perché sapete esattamente qual è la persona con cui costruire qualcosa di importante. Vediamo un po', rosa albicocca, vediamo un po'. Allora, qua c'è un femminile che mi stanno dicendo, guarda che c'è qualcosa, una situazione d'amore che si sta delineando, uno sblocco, qualcosa che va avanti, si sblocca, ma vi richiede ancora, proprio dal femminile, di andare a sistemare delle situazioni in sospeso. Quindi qua mi stanno dicendo che sì, il cambiamento sta arrivando, ma vi viene richiesto ancora di creare dei cambiamenti concreti nella vostra vita. Se ancora appunto ci sono situazioni in sospeso, lasciate andare il passato, perché solo appunto, vedete che qua c'è proprio il senso del femminile che deve fare qualcosa di importante. Distaccatevi concretamente da situazioni del passato, perché se no ovviamente questa situazione nuova d'amore non si può sbloccare. Create, cercate il vostro equilibrio interiore. E rosa rosa, ok, qua c'è un passato che volete realizzare ma che è ancora bloccato. Qua c'è un maschile innamorato, ma la situazione di sblocco è ancora rallentata da delle ferite, da delle paure, quindi dovete andare a lavorare ancora sulla vostra situazione interiore. Se siete ancora nella frustrazione, se siete ancora un po' disperati, se siete ancora un po' nella paura, ecco, sappiate che il maschile è innamorato, ma ecco, quell'energia tra di voi ancora non riesce a scorrere, e quindi i cambiamenti non possono arrivare fin quando non pensate che tutto quello che state provando, anche le difficoltà, anche la sofferenza, è un dono su cui dovete andare a lavorare per evolvere, esattamente, e otterrete esattamente quello che a cui state lavorando, cioè l'energia che viene manifestata dagli angeli, dall'anima, ecco, quello che volete, è o Dio o universo, come lo chiamate, però ecco esattamente quello che corrisponde alla vostra energia, quindi è proporzionale alla vibrazione energetica che state emanando.